Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Birkin di Rondo da Sosa e Sì di Mambolosco e Tony F. Partirei dalla prima. Rondo è un artista che bene o male su questo canale abbiamo già portato più volte, sapete quello che ne penso. Lui come artista non mi sta simpaticissimo, però devo dire che se poi andiamo a pensare anche all'ultima reaction che abbiamo fatto su di lui, ovvero la traccia con Simba la Rue, beh, quella canzone secondo me non è per niente male. Qualche cosa di decente barra discreto ogni tanto la tira fuori. Questa canzone, da quello che ho visto, è stata poi già mezza spoilerata perché ci sono un sacco di TikTok, anche se la canzone non è ancora uscita, cioè ora è uscita, però i TikTok giravano già da giorni, e mi sono fatto una mezza idea sul pezzo. Secondo me sarà quella classica hit un po' mainstream, un po' love magari, insomma, poi l'andremo ad ascoltare senza perdere troppo tempo, anche perché non ho voglia di perdere troppo tempo visto la prestazione ieri dell'Italia. Sono a pezzi, direi che possiamo già ascoltarla, e come sempre prima di farlo vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ho lasciato scuola dentro lo zaino le insicurezze, è maschiare uno schema in faccia, copre la sua baby face. Questo era lo snippet. Si compra sempre una Birkin, ha sempre lo smalto bianco. Ehi, ok. Le chiavi del mio cuore, scusa baby, ho fumato. Oh damn. Io lei come Dark India, lei al T viene sempre prima. Baby, amo i tuoi capelli neri. Tutti quelli che metti in foto, in quanti ti chiedono come stai. Un fratello si è laureato, un altro aspetta un bambino. Ma il blocco si sta svuotando. Allora no, sinceramente non mi ha fatto impazzire il pezzo. Secondo me la prima strofa non è neanche troppo male. Il ritornello non mi piace per niente, secondo me ha rovinato un po' il mood, perché poi nella strofa, ripeto, ha rappato comunque bene. A me ci sono delle cose che dice che mi tiltano. Per esempio, mi ricordo nella reaction a Giovane Rondo, io e lei drippiamo insieme come Offset e Cardi. Qua dice Dirkio e India, che per chi non lo conoscesse, Lil Durk è un rapper americano di Chicago, e India Royale, insomma, è la sua ragazza. E queste cose, non lo so, mi cringiano, mi suonano troppo da bimbo minchia, detto proprio sinceramente. Però vabbè, è un modo suo che ha di scrivere, ci posso anche stare. Il ritornello, ripeto, secondo me rovina un po' poi tutto il mood della canzone, perché è quasi un ritornello love, però il pezzo poi nelle strofe non è così love, quindi non lo so. La seconda strofa vi dico che secondo me non è stata al pari della prima, secondo me ha abbassato un po' il livello della canzone, e quindi di conseguenza vi dico che questa, per quanto mi riguarda, è una canzone da TikTok, perché uno prende quei 15 secondi, ci fa il video su TikTok, ma per il resto come pezzo è molto debole. Tra l'altro vedevo nei diritti della canzone che è creditato Trenches Baby, che adesso non so se sia il nome di un produttore, vado a vedere subito, eseguito da Rondo da Sosa e Trenches Baby. Oppure magari, non lo so, vuole startare una piccola label, non ne ho idea. Fatto sta che comunque nella canzone a livello di voce si sente solo Rondo. Vabbè, questa reaction non so quanto durerà, ma penso molto breve, perché voglio già passare a Sì di Mambolosco e Tony F, anche perché non ho molto altro da dire, quindi inutile perdere tempo e ripetere gli stessi concetti. Beh, Mambo e Tony li abbiamo sentiti insieme sicuramente in più occasioni. Mambolosco forse è un artista che non avevo mai portato sul canale, no, forse in qualche reaction sparsa l'abbiamo sentito. Fatto sta che come personaggio, proprio lui, non mi sta simpaticissimo, detto proprio sinceramente. Però riconosco che le cose sue le sa fare ogni tanto. La maggior parte delle uscite non mi fa impazzire, però ogni tanto, ripeto, una strofa forte la droppa, perché tecnicamente secondo me gli si può criticare poco, è uno che sa rappare. Io di Tony F invece sono fanboy, ma più che altro se ripenso al Tony del 2016, che secondo me è anche il rapper italiano più forte di sempre. Proprio in quell'anno ogni cosa che toccava diventava una hit, non è più quel Tony, anche se ultimamente, se ripenso alle ultime collaborazioni e quindi magari anche l'ultima traccia con Villa Banks, il Doc 2, ha droppato una bella strofa, e quindi ogni tanto anche lui è uno che si ricorda come si fa. Pure lui influenzato molto ormai dal fatto che ha una fanbase comunque abbastanza grande, che quindi deve accontentare più persone possibile, quindi ogni tanto facendo la hit mainstream, il pezzo d'amore e cose del genere. Vediamo questa collaborazione qua, visto che poi con Mambo diciamo che non ha mai fatto troppo male. Faccio la trap, arrivo coi rap. Oh, ok, il viaggio lei l'ha già fatto, sa dove andare le coordinate. Ok, sì,
da giovedì a giovedì. Ehi, broschi per tutta la settimana. Sì. 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 Sono a casa, sto facendo fitness. Troppo duro, ho fatto un patto col diavolo. Butta la droga, più soldi sul tavolo. La roba c'è. Quanto serve ogni mese? Arriva un quarto. Ok. Posso mangiare un chilo di gogado, una droga. Si sente male, non mi importa. Nella trap, come un top. Uscire, ma non trovi il modo. Ehi. Coca-Cola. Fumo soltanto con la signora. Va bene. Beh, dai, in effetti il pezzo secondo me non è male. È molto trap a livello di sound. E dico già una cosa che penso da quando praticamente è esploso Mambo Losco: quanto soffre Hood Rich Pablo One. Perché per esempio in canzoni del genere la sua influenza si sente tantissimo, proprio nel flow, nel modo in cui fa le sporche. E va anche bene così, perché Pablo poi secondo me è uno dei rapper americani più underrated, soprattutto se si parla di trap music. Anche lui forse è penalizzato dal fatto che droppa davvero troppa musica e quindi non tutta riesce a essere di una certa qualità. Comunque, la strofa di Mambo mi è piaciuta, qualche barra figa l'ha anche fatta, il ritornello è abbastanza, insomma, basic, viene ripetuta la parola sì, la trap, eccetera eccetera. E poi c'è secondo me anche una bella strofa di Tony, ma dà un po' quelle vibe 2016. Lui è vero che negli ultimi anni, quando cerca di fare canzoni in quello stile, sembra più che si sforzi a riprendere quella way che quasi non sia naturale. Però in questo caso secondo me non ha fatto per niente una cattiva strofa. Una cosa che mi ha fatto sorridere è che ha detto una cosa tipo: faccio ingoiare un chilo di droga a una troia. E magari la spiego per chi non sa cosa vuol dire, o comunque sul momento non l'ha capita. Tony vuole far ingerire a una ragazza degli ovuli, e essenzialmente la droga appunto viene messa in degli ovuli che vengono ingoiati, e quindi magari poi la ragazza va in aereo, va dove deve portare la merce e successivamente viene espulsa da... avete capito da dove. Quindi tra le due non ho molti dubbi su quale canzone preferire, ed è sicuramente questa, che al di là di tutto penso anche che aggiungerò in playlist, perché non mi è dispiaciuta. Vi ricordo che trovate tutte le mie playlist Spotify qui sotto in descrizione. Voi cosa ne pensate? Quale canzone avete preferito tra le due, Birkin o Sì? Cosa ne pensate di Tony e Mambo insieme, di Rondo? Fatemi sapere tutto quello che avete da dire qui sotto nei commenti, perché tanto come ogni volta vi leggo tutti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina, così non vi perdete ogni video, ogni reaction, ogni contenuto che carico. Qui sotto in descrizione vi ricordo nuovamente che trovate tutti i miei social, e mi raccomando, seguitemi, ma anche le mie playlist e il link al gruppo Telegram, che è una piccola community dove parliamo di musica in generale, ma anche di altri argomenti off topic. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.